Nanda Primavera, come si è avvicinata al mondo dello spettacolo? Mi sono avvicinata che avevo 11 anni. 11 anni, perché ho cominciato a cantare le canzoni napoletane a Nettuno sugli stabilimenti balneari. Siccome avevo una vocina deliziosa, ho cominciato a cantare queste canzoni napoletane che mi piacevano moltissimo. Poi mi ha sentito una professoressa di canto e ha indotto mio padre a farmi studiare. Dice: questa è così portata, perché non la fa studiare? Difatti sono andata all'Istituto Mascagni e ho studiato pianoforte e canto. E anzi, la mia professoressa voleva farmi fare l'opera comica, perché la vicina era molto carina, molto, però allora andava molto in auge l'operetta. Per me era il sogno mio, perché l'operetta mi piaceva moltissimo. E allora ho debuttato al Quirino di Roma con la Duchessa del Baltaparè. Parliamo degli anni. Ma come protagonista, Duchessa del Baltaparè, a 17 anni ho fatto la protagonista in una compagnia che allora era primaria, perché Carlo Lombardo era quello proprio che aveva le compagnie più belle. E ho fatto questo, diciamo, questo lavoro. Poi dovevo girare il mondo, naturalmente, come si faceva allora. Mio padre, siccome ero molto piccolo, avevo 17 anni, non volle assolutamente. E allora mi sono fermata finché all'Eliseo c'era la compagnia di Guido Riccioli. Guido Riccioli che cercava una soubrette. Io mi sono presentata, non mi ha fatto provino, non mi ha fatto niente e mi ha scritturato. E quella è stata proprio la compagnia in cui sono rimasta, perché sono diventata la moglie, la compagna d'arte e compagna della vita. Ed abbiamo lanciato le più belle operette italiane, perché allora erano in voga molte operette straniere. Mio marito si batteva, perché diceva: sì, l'operetta straniera è bellissima, però anche in Italia abbiamo degli autori che sono prodigiosi. E difatti abbiamo cominciato a lanciare, no? Pietri era già conosciuto, perché aveva fatto Addio Giovinezza, che è stato veramente un capolavoro. Poi ha fatto Donna Perduta, Acqua Cheta, tant'altre. E questi autori sono venuti fuori da Cuscinà, il maestro Carabella, che la figliola è quella che ha sposato Mastroianni, Flora Carabella, e ne abbiamo lanciate 50 di operette, 50. E veramente molto lui si è battuto per l'italianità e l'ha vinta questa battaglia, perché questi autori, pur essendo conosciuti, lui li ha imposti al pubblico, li ha imposti e sono diventati grandi, perché ci sono state delle operette veramente grandiose. Immagini che un'operetta di Pietri, che si chiamava Rompicollo, scritta appositamente per noi, io avevo 100 persone in scena e 40 professori d'orchestra. Le parlo del 1929, immagini lei avere una compagnia di quel genere. Ed era una cosa veramente che cosa posso dire oggi? Che cosa ci vorrebbe per fare un'operetta così? Miliardi?